Siamo giunti alla seconda giornata e già i punti in palio sono davvero importantissimi tra due squadre che diranno la loro fino alla fine. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, da parte di Francesco Patti, che non sta più sulla pelle a fine di raccontarvi questo match crew tra Sapia Electric e Studio 54. Andiamo a leggere insieme entrambe le formazioni. Per quanto concerne la Sapia Electric, in porta va il solito Secchi, coadiuvato dal terzetto difensivo composto da Carbonaro, Salvo Sapienza e Longhitano. Al centrocampo il trio composto da Lore, D'Amore e Fortunato, a supporto di Bomber, Manuel Costanzo, in panchina Di Bella. Lo Studio 54 risponde con Arezzi tra i pali in difesa, mezza Sarma, Amaru e Ofri al centrocampo, il trio composto da Magri, Benni Costanzo e Mannino. Per l'unica punta Gravagna, pronti a subentrare dalla panchina sia Rovito che Amore. Il direttore di gara, il signor Sebastiano Napoli, partono sprombattuto ambedue le contendenti. Questa serie di palleggi finiscono per servire un Benni Costanzo che al terzo minuto giostra qui per Valerio Magri, murato ottimamente da Peppe Secchi, ma il preludio al gol che infatti si concretizza due minuti più tardi, ancora Benni Costanzo per Amore, in mezzo per Ciccio Carbonaro che goffamente supera il proprio portiere tradendolo. Tuttavia la Sapia Electric che risponde 4 minuti più tardi con Vincenzo D'Amore, che servito da Manuel Costanzo si procura un calcio di rigore per fallo di mani nettissimo di Mannino. Vincenzo D'Amore che si incarica della battuta e sapientemente spiazza al nono minuto Arezzi su dal dischetto. 1-1, bellissima partita, crescono ambedue le squadre e con essi i ritmi. Qui recupera il pallone Anthony Ofre che al tredicesimo minuto esalta le doti di un reattivo Peppe Secchi. Ancora qui cresce lo Studio 54 con l'ottimo Benni Costanzo, che però sbaglia qui il passaggio per Magri, che si fa anticipare da un ottimo Salvo Sapienza che poi scarica un violento destro parato in due tempi dall'ottimo Danny Arezzi. Ancora Sapia Electric al ventitresimo minuto con Capitan Longhitano, ancora Danny Arezzi in due tempi protetto da mezza Sarma and Company. Finisce dunque la prima frazione di gioco 1-1, bellissima partita, equilibrio sostanziale tra ambedue le formazioni, due squadre che se le sono suonate di santa ragione, ma bravi i portieri, sia Secchi da una parte che Arezzi dall'altra, qui inquadrato, ad evitare che lo score lievitasse. E allora parte molto forte qui lo Studio 54 con Benni Costanzo che lascia il vuoto dietro di sé. Poi però l'azione si conclude con un onore di fatto, bravo Salvo Sapienza, con un'ottima diagonale. Ancora Sapia Electric con il cross di Mario Di Bella per il colpo di testa di Longhitano che pettina il palo alla sinistra di un Rovito battuto. È un ottimo momento della Sapia Electric che domina qui con Mario Di Bella, eccezionale la giocata di Mario Di Bella, bravo però Rovito a bloccare con i suoi guanti magnetici. Ancora Sapia Electric, ancora Rovito in uscita sul sinistro di Manuel Costanzo. Manuel Costanzo che poi ci riprova, bravo però mezza Sarma a deviare in calcio d'angolo. È un ottimo momento della Sapia Electric che meriterebbe il gol. Qui guardate, ci prova dalla lunga distanza D'Amore, bravissimo Rovito a deviare sul palo e guardate cosa accade sul capovolgimento di fronte, parte palla al piede, la piccola furia Magri che lascia il vuoto dietro di sé e supera Secchi per il 2-1 dello Studio 54 al decimo minuto dall'ottimo momento della Sapia Electric al vantaggio dello Studio 54, che poi pochi istanti più tardi realizza anche la terza rete di prepotenza con Orazio Gravagna, destro di punta che supera l'estremo lo stremo difensore. Ancora qui però la Sapia Electric è viva, lo dimostra con la zampata vincente di Manuel Costanzo servito da Mario Di Bella, migliore in campo di questa Sapia Electric. Siamo negli ultimi minuti e al ventitresimo minuto giunge il gioco partita incontro, colpo di testa di Benni Costanzo davvero in forma, bellissimo il cross per lui. Finisce dunque 4-2 con lo Studio 54 che vola in vetta alla classifica a 6 punti, dando la prima, il primo dolore a questa Sapia Electric. Io vi ringrazio per avermi seguito, da Francesco Patti è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.
Now.